Abbiamo avuto l'occasione e il piacere di farci gli auguri nella partita con la Vibonese, di guardare la gara insieme. Giuliano scalpita, fortunatamente i tempi di recupero stanno procedendo nella maniera migliore e crediamo che verranno rispettati un po' i tempi del rientro. Giuliano, a prescindere dal valore tecnico che è sotto gli occhi di tutti, ha una valenza anche dal punto di vista della carisma che è fondamentale in un club blasonato come l'Avellino, quindi credo che potrà essere un innesto importantissimo per la fase più delicata del campionato. C'è invece da registrare una grandissima crescita di Fabio Tito, forse anche lo spostamento di Mister Braglia a centrocampo come esterno lo ha favorito, diciamo. Ecco, un bilancio per i pochi mesi di Fabio ad Avellino. Fabio ha avuto un impatto devastante, ma con molta umiltà non ne sono sorpreso perché conosco il calciatore da prima di gestirlo e ritengo che in categoria nessuno abbia un calcio e un piede importante come il suo. Logicamente è stato favorito anche dalla società che l'ha sostenuto e dal mister che l'ha schierato in varie posizioni. Il ragazzo ha dimostrato di avere un valore importante sia da terzino che da esterno alto, e il fatto che abbia fatto già 5 assist e un gol rappresenta proprio l'evidenza del rendimento sopra le righe del calciatore.